siamo con Giovanna Zacchi, responsabile del dipartimento ESG Strategy di Interbanca. Questa sera si parlerà appunto di ESG, di transizione tecnologica, di sostenibilità. Una grande opportunità per le imprese, ma anche un argomento molto delicato, quindi bisogna sapere un po' come muoversi. Assolutamente, quando si parla di ESG si parla di rischi, ma si parla anche di opportunità. Si parla di rischi perché? Perché sicuramente ci saranno dei costi aggiunti, dei costi che soprattutto quando parliamo di efficientamento energetico mi piace chiamare investimenti, perché i tempi di rientro di questo tipo di investimenti sono abbastanza rapidi, ma soprattutto efficientano l'azienda. Quindi parliamo anche di competitività aggiunta, parliamo di competitività anche quando riusciamo a valorizzare l'operatività, a migliorare quello che è la produttività dei dipendenti, perché sappiamo benissimo che il well-being aiuta a una maggiore produttività, eccetera. Sono tanti i temi che vengono trattati quando si parla di transizione giusta sui temi di sostenibilità. Sono anche tanti, come abbiamo detto, quelle che possono essere le opportunità di mercato, perché si stanno creando nuove nicchie, si sta creando tutto il mondo della finanza green, quindi si possono trovare anche nuovi sistemi di finanziamento dei propri piani di sviluppo e quindi insomma sì, ci sono dei rischi, ci sono delle opportunità, proviamo a guardare il tutto a 360 gradi e secondo noi l'obiettivo di una maggiore competitività e di una maggiore sostenibilità di tutte le nostre aziende medie, grandi e piccole è assolutamente raggiungibile e la banca vuole essere al vostro fianco in questo percorso. Gotti, direttore territoriale Lombardia Ovest di Interbanca. Questa sera si parla di opportunità ma anche di rischi. Sì, direi che questa serata rappresenta un po' il kick-off di un percorso che abbraccia non solo il mondo di imprese, abbraccia tutto il sistema economico e non solo, proprio in un avvio a degli interventi concreti che traguardino a un passaggio proprio sul tema del clima, che è diventato un tema molto importante e molto stringente. Senza una percezione di preoccupazione, dobbiamo trasmettere un messaggio positivo, e questo messaggio positivo passa attraverso il parlarne insieme, il confrontarsi insieme e iniziare a camminare insieme. Passo per passo ci troveremo in quel mondo che tutti poi auspichiamo. La banca ha anche tra le sue attività anche questo compito, anche un po' di divulgatore, e poi attraverso anche il sostegno finanziario che la banca metterà in campo, concretamente supportare quello che le aziende e le persone dovranno intraprendere anche da un punto di vista finanziario.